Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Questa mattina si è nuovamente popolato il mercato rionale sulle piazzole di via Giovanni Palatucci a Cava dei Tirreni. Dopo mesi di stop, a causa delle disposizioni anticontagio per opera della diffusione del coronavirus, da oggi, 13 gennaio 2021, al via la riapertura di tutte le attività mercatali, alimentari e non alimentari, del mercoledì e del sabato sull'area mercatale. Una boccata d'ossigeno per i tanti commercianti bloccati dal Covid-19, anche se il ritorno alla normalità non è di certo facile. Per capire meglio la delicata situazione, le telecamere di RTC Quarta Rete hanno raccolto pareri e dubbi dei commercianti presenti sull'area mercatale. La gente spende molto poco, perché purtroppo compra ma non escono di casa e allora non comprano. Questa è. Purtroppo dobbiamo andare avanti e cercare di fare un po' di svendite e di vendere. La gente ha paura di venire perché la televisione fa guerra psicologica, la gente ha paura di comprare. E le cose stanno così, la gente non viene nessuno più al mercato. E se il governo non ci aiuta siamo inguaiati tutti quanti. Ma in realtà al mercato estremamente vero e proprio non ce ne sono. L'unico luogo sicuro sono i mercati. E continuo a tenere aperti i centri commerciali dove c'è il vero assembramento. Meno qualche ristoro per aiutarci, qualcosa, sennò siamo finiti tutti i commercianti. Attendendo dunque una risposta più concreta da parte delle istituzioni competenti alle richieste dei commercianti, qualcosa si sta muovendo. Tra le ultimissime novità, infatti, attraverso la conversione del decreto ristori numero 137 del 2020, è stata concessa una proroga fino al 31 marzo 2021 per l'esonero a favore degli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.